Attenzione, Porto Gruaro in avanti ed è calcio di rigore. Attenzione Raffa, è tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il Porto Gruaro, batte Cunico il tiro, gol, spiazzato il portiere, pinna esattamente al 31esimo il gol di Cunico, Pescara 0, Porto Gruaro 1, di nuovo a te la linea. Uno scontro si era verificato. Il raddoppio del Porto Gruaro a Pescara con Tarana esattamente al 38esimo, Pescara 0, Porto Gruaro 2, Tarana, a te la linea, Scaramuzzino. Grazie Corsini, è il 41esimo e 30 secondi allo Stadio Adriatico, dunque il Porto Gruaro ha raddoppiato ed è stato davvero un bel gol quello di Tarana, lancio profondo da 40 metri, Tarana è partito sul filo del fuorigioco da posizione decentrata, atteso l'uscita di Pinna, pallonetto e il pallone che è terminato in rete, 2-0. Il pareggio del Varese. Grazie Zennaro, stavamo appunto dicendo del raddoppio del Porto Gruaro con il Pescara che ha effettuato un primo tempo decisamente sottotono, meritato fino a questo momento il doppio vantaggio del Porto Gruaro. Il minuto è il 42esimo, Pescara 0, Porto Gruaro 2, Trieste. Attenzione Pacitti, accorcia il Pescara con Soddimo al quarto minuto di gioco, Pescara 1, Porto Gruaro 2, Soddimo, a te la linea. 8:30 secondi allo Stadio Adriatico, è cambiato dunque il punteggio, la formazione abruzzese è tornata in partita con il gol di Soddimo al quarto. Pescara diversa, avevamo detto, in avvio di ripresa, molto più reattivo, spinge sull'acceleratore, ci ha provato prima con Gessa che aveva messo al centro un pallone, ha anticipato Bonanni al momento del tiro, poi azione in fotocopia, ancora al cross Gessa, Soddimo di testa, sotto misura, preciso il suo colpo, nulla da fare per il portiere Rossi. E qualche istante fa il Pescara nuovo, vicino al pari, con Soddimo che ha messo al centro un pallone, Maniero ha sfiorato, sempre all'altezza del dischetto del rigore, Bonanni è stato anticipato al momento del tiro, è il nono, Pescara 1, Porto Gruaro 2, linea Trieste. Andiamo a Pescara. A Pescara è il 16esimo, mi dai la linea nel momento in cui il Pescara va al pari con, se non andiamo errati, Ariatti, saremo più precisi da 4 a qualche istante, il tiro potente ed è il pallone in rete, 2-2 dunque il punteggio allo Stadio Adriatico, Pescara dirompente, avevamo detto in questo avvio di ripresa, prima al pari con Soddimo e quindi il pareggio con Ariatti, avevamo visto bene, Bonanni ha toccato di petto, Ariatti a volo ha girato il pallone di sinistro e ha messo il pallone in rete, dunque partita bellissima in questo secondo tempo, tutto il contrario di quanto visto nella prima frazione di gioco, almeno da parte del Pescara. 2-2, ripetiamo, Ariatti al 15esimo e la linea va a Trieste. Due limpidissimo Cascione. Il vantaggio del Pescara con Cascione esattamente al 21esimo della ripresa. Pescara 3, Porto Gruaro 2, a te la linea. Sì, mi ridai la linea nel momento in cui si festeggia allo Stadio Adriatico, il Pescara sotto di 2 gol alla fine del primo tempo, in 20 minuti ha ribaltato la situazione, davvero bello anche il gol di Cascione per il 3-2, suggerimento dalla destra, Cascione ha tagliato a metà, la difesa del Porto Gruaro ha atteso l'uscita di Rossi, gran tiro e palla in rete per il 3-2, tutto questo al minuto 21, adesso è il 22esimo. Vi diamo conto anche di alcuni cambi nel Pescara, non c'è più Soddimo dentro Nicco, un cambio anche per Viviani, il tecnico del Porto Gruaro, è uscito Madaschi ed è entrato Delia, è il 22esimo e 30 secondi, Pescara 3, Porto Gruaro 2, la linea va a Trieste. Siena manda le ottiche, 4-2 del Pescara, Scaramuzzino ancora con Cascione che va alla doppietta personale al 26esimo, Pescara 4, Porto Gruaro 2, ancora Cascione, a te la linea. È il 28esimo della ripresa, il Pescara avanti per 4-2 sul Porto Gruaro, attenzione il pallone al centro ma fa buona guardia all'indietro il portiere Rossi, secondo tempo strepitoso della formazione abruzzese che sotto di 2 gol dopo un primo tempo inguardabile invece è riuscita a rimontare sul Porto Gruaro dal 2-0 al 4-2, il 4-2 segnato da Cascione che aveva realizzato anche il terzo gol, quindi una doppietta per lui. Cascione ha ricevuto dall'area d'angolo da Bonanni la prima
prima conclusione il miracolo di Rossi, poi la ribattuta in rete per il 4-2. Intanto è uscito dal campo Verratti, autore di una buona prestazione almeno per quanto riguarda il secondo tempo, al suo posto Tognozzi, un altro cambio anche nel Portogruaro, fuori Gargiulo, dentro Bianchi, è il 29esimo, Pescara 4, Portogruaro 2, Trieste. È stata una finta. Attenzione, brava. Zennaro, intanto è terminata la partita allo Stadio Adriatico, Pescara batte Portogruaro 4-2, a te la linea.